Allora, siamo qui con Enrico e Federica. Parlaci un po' del tuo cosplay. Il mio è tratto da un videogioco, Uncharted 2. Io sono Nathan Drake, il protagonista, e lei è la mia controparte femminile. Parleremo un'avventura alla ricerca di Shambhala, la pietra cintamani, la fonte dell'eterna giovinezza. E dobbiamo combattere contro un militante russo che vuole comunque dominare il mondo avendo questo potere, creando un esercito tutto per sé. E che cosa ti piace del tuo personaggio? Beh, mi piace un sacco il fatto che non sia la classica donnina in difficoltà, è una donna molto forte, molto decisa, anche un po' sgamata, come potremmo dire in gergo, quindi non è una che si fa mettere i piedi in testa neanche dall'uomo che è appunto Nathan, anzi addirittura a volte tradisce, poi con degli strani meccanismi si scopre che in realtà l'ha fatto perché era tutto un piano calcolato, quindi insomma è una tipa tosta. Parlaci un po' della realizzazione dei vostri costumi. Beh, i nostri in questo caso comunque sono bene o male costumi non impegnativi, comunque perché comunque sono abiti civili, a parte magari per la realizzazione dell'arma, di cercare la somiglianza con l'attrezzatura e così, quindi bene o male comunque è molto alla mano. Sarà più il fatto di essere insanguinato piuttosto che il ferito, ricreare il danno fatto durante il gioco. È la prima volta che fate cosplay? No, io faccio cosplay da quasi 6 anni ormai, quindi da un bel po'. Però l'emozione è sempre la stessa quando si sale su un palco comunque. Una domanda un po' diversa dal solito per non parlare di voi. Dimmi che cos'è per te il cosplay? Ma non lo sintetizzerei in una sola parola, perché in realtà per me è un insieme di tante cose. È magari finire alle 3 di notte un abito, perché comunque bisogna anche conciliare studio, vita privata, quindi poi è divertimento, è conoscere tanta gente con le proprie passioni, trovarsi qui a parlare così, anche una cosa molto informale, ecco. Ma il divertimento è la prima cosa, sempre. Quindi con l'emozione del Cosplay Evolution, Enrico, Federica, grazie.